Devo abbassare un po'. Ecco qua. E allora, buonasera o buon tardo pomeriggio. È il 4 settembre del 2015 e in questo momento al mio orologio sono le 18:35. È una data importante per me questa qui. Cerco di spiegarlo nella maniera più serena possibile, visto che quello che vi racconterò è una storia che mi riguarda da vicino. Allora, 3 anni fa, a quest'ora, mi incontravo con l'amore della mia vita, che ormai non c'è più da oltre 1 anno e mezzo. 3 anni fa, a quest'ora, vivemmo un piccolo, breve ma intenso periodo che va appunto da oggi, che sarebbe il 4 settembre, all'11 settembre appunto del 2012. È finita in maniera miseranda, con un click, diciamo, del mouse del computer, o con un click di un SMS. È finita miseramente, come si suol dire, peccato insomma. E io ci tengo a dedicare questo pezzo musicale, appunto la sonata al chiaro di luna di Beethoven, perché io spero, chissà, può capitare anche, sarà un po' difficile, che lei possa sentire più che vedere questo video. Io la ricordo ancora, la ricordo veramente con tanto amore, perché nonostante le esperienze avute con altre donne, ma con questa donna è stato, diciamo, per la prima volta nella mia vita, ad una certa età, avevo allora 57 anni, ho conosciuto veramente che cosa significa essere amati e ricambiati dell'amore che uno dà. Amati e riamati. Poi è finita. È un po' una cosa legata a Facebook, tanto è vero, io cerco di evitare adesso di andare su Facebook, perché c'è tutta una storia dietro a Facebook, una storia, oserei dire, negativa, per tutti questi rapporti che nascono, devono essere consumati e via. L'amore è solamente una sorta di masturbazione mentale. Ma invece io ci credo ancora nell'amore, quello che costruisce, quello che mi fece sentire allora, per chi è credente ovviamente, è il massimo, coccolato, dondolati io e lei fra le braccia di Gesù Cristo, l'amore per eccellenza. Almeno per quanto mi riguarda, è purtroppo questo ormai. Vabbè, comunque io spero tanto che le cose le vadano bene. Mi ha fatto soffrire tanto perché ha voluto lei rompere questo rapporto, perché era diventato troppo, diciamo, esigente, cioè bisognava, come si suol dire, quagliare, arrivare al dunque. Va bene, detto questo, sono quasi 5 minuti. Ci tenevo a parlarvi
di questa mia situazione, un po' per condividere la condivisione del dolore, e perdonatemi se magari condivido con voi questo dolore ancora profondo, nonostante tutto che siano passati 2 anni e mezzo, io continuo ad amarla. Sarà stupido? Vabbè, non fa niente. Pace e bene a tutti, e chiudo qui. Ah, no, chiudo qui, ma vi faccio ascoltare ancora Beethoven. A risentirci, grazie della vostra santa pazienza, grazie.